Buongiorno a tutti, sono Gaspare Marino, faccio parte del team Product Marketing Worldwide del gruppo Application Delivery Management di HPE Software. Oggi sono doppiamente lieto, prima di tutto, di essere qui, e ringrazio per questo il Software Testing Forum di STQB, e di parlare a una platea di colleghi, clienti, addetti al lavoro italiani. E inoltre di potervi presentare l'ultimo nato nella nostra casa, è LM Octane, dopo una sola settimana dalla presentazione ufficiale che è stata effettuata a Las Vegas durante il Discover che è l'evento HPE più grande che si tiene con cadenza annuale. Con questa presentazione vedremo perché LM Octane è sinonimo di LM alla velocità del business senza però compromettere la qualità. Vorrei iniziare la mia presentazione con uno scenario che è comune a tutti noi quotidianamente, la fruibilità di, ehm, di un software, cioè di, di un qualsiasi cosa, quindi la possibilità di attrarre i clienti, ormai passa per il software e come vedremo tra poco anche per l'innovazione. Noi tutti possiamo pianificare le nostre ferie, acquistare dei libri, ascoltare della musica, acquistare qualsiasi bene di consumo e ormai eh, fruire di qualsiasi servizio semplicemente tramite un'app. Prima, cosa succedeva? Che le aziende creavano un prodotto e solo successivamente aumentavano ehm, la, la fruibilità tramite la digital experience. Adesso il trend è completamente opposto: si parte dalla digital experience per dare al cliente finale il prodotto. E in alcuni casi il prodotto stesso è totalmente digitale. Questo cosa significa? Che le organizzazioni hanno dovuto trovare dei, mo dei modi alternativi. Di, ehm, più veloci, di eh, sviluppare, rilasciare e creare il software. Ma questo non significa che sia un processo semplice. Mm, I software oggi, come ben sappiamo, sono molto complessi. Se io adesso dovessi rilasciare oggi un'app, con, con quante versioni di sistema operativo, tablet, smartphone, device, tipologie di reti, dovrei andare a lavorare bene per... E raggiungere le agognate 5 stelle. Questo significa che mh, per implementare questo processo abbiamo bisogno di tool che sono sempre più smart, sempre più intelligenti. Se da un lato la pressione del mercato ha fatto sì che molte aziende cominciassero quindi a implementare delle nuove, de nuove metodologie di sviluppo e di rilascio delle applicazioni, per altre non è stato così perché in passato avevano sviluppato. Delle modalità di eh, sviluppo, di rilascio di applicazioni e non hanno sentito il bisogno di adeguarsi. A conferma di ciò, nel 2015 Gartner ha introdotto l'idea di Bimodal IT, o IT Bimodale. Cosa significa? Che le organizzazioni IT possono lavorare con due diverse modalità. La prima, detta Core IT, è quella in cui non necessitiamo di grandi stravolgimenti nei nostri processi o nell'utilizzo di nuovi tool. Esempio principe è la, la metodologia Waterfall. Se invece vogliamo implementare la nuova modalità, la modalità Fluid IT, le organizzazioni IT hanno bisogno di una frequenza maggiore nei rilasci e quindi di ehm, utilizzare dei framework che permettano eh, l'utilizzo e l'implementazione di metodologie nuove come l'Agile, il DevOps, il Lean. Prima dell'introduzione dell'Agile, il ciclo di vita di un software era abbastanza. Semplice. Venivano raccolti i requisiti, un team effettuava la codifica, successivamente una versione più o meno stabile veniva data con frequenza variabile tra 6 e 18 mesi in pasto alla Quality Assurance, che eseguiva una ben delineata fase di defect tracking, e successivamente il rilascio di una patch and update. Ma era veramente così semplice ed efficace? Dal punto di vista del testing, non era efficace perché. Perché mancava la fase iterativa. Cosa significa? Che prima o poi, all'interno presto tardi, quindi, all'interno del ciclo di vita di sviluppo, veniva fuori il technical debt. Che significa? Significa quindi che dovevamo recuperare, dal punto di vista, quindi con uno sforzo e quindi un costo, una fase di test che era stata sterile. Quindi, ad esempio, integration test effettuati alla fine del ciclo di vita, piuttosto che mh, dei test non effettuati con un ambiente di virtualizzazione e così via. Quindi i team si sono dovuti un attimo adattare a queste nuove sfide. I clienti finali, galvanizzati dalla user experience, hanno alzato l'asticella eh, della loro, loro percezione su software molto alto, quindi loro si aspettano molto dalle nostre applicazioni. D'altro canto, il cloud computing ha permesso, passate in termini, di sperimentare quindi con possibilità di errore, perché tutto ciò dava un era soggetto a un costo minore. Quindi sono state introdotte e sono state ehm, con successo sperimentate le possibilità di rilasciare, di creare codice in modo più agile, più veloce e così via. Però la qualità non ha fatto parte fin dall'inizio dello sviluppo agile, ma è stata successivamente introdotta con quello che chiamiamo shift left, tra, tradotto letteralmente spostare verso sinistra. Quindi significa che se guardiamo la scista temporale, la qualità adesso stiamo cercando di metterla nella parte iniziale dello sviluppo del test. Questo ci ha dato la possibilità di creare eh, non solo in modo più veloce, quindi rilasciare con più frequenza delle, delle applicazioni, ma anche di farlo in modo più affidabile. Il Quality Assurance ha quindi adesso una doppia, eh, una doppia sfida: da un lato, deve cercare, implementando quindi la metodologia Agile, di avere dei cicli più veloci, dall'altro, però, non deve perdere la sua centralità la centralità quindi di avere la visione d'insieme della qualità del software. Come deve essere per noi di HPE una moderna piattaforma LM? Prima di tutto i test sono codice sorgente e quindi per questo devono essere gestiti tramite tool di versioning. In secondo punto il continuous integration è il cuore per la qualità. Terzo punto, i dati che sono all'interno della nostra piattaforma LM devono essere fruibili in modo veloce e smart, a tutti i team che ne fanno utilizzo. Quarto punto: non esiste un'unica metodologia, quindi non esiste un unico modo di fare le cose, ma ciascuno implementa la sua metodologia, dal core al fluidity. L'architettura per noi deve essere aperta, ma non parlo soltanto di integrazione, ma anche di integrazione ottimizzata. E non sto parlando ovviamente soltanto di integrazione con i nostri prodotti HP, HPE, ma anche e soprattutto con tool eh, open source e terze parti che ormai sono diventati degli industry standard. Quindi, noi vogliamo un'unica piattaforma che sia facilmente fruibile per tutti i team. HP Application Lifecycle Management è mm, il software, la suite che ci permette di in, creare un processo, automatizzarlo. E gestire tutto quello che fa parte del ciclo di sviluppo del software, quindi dall'ideazione alla raccolta dei requisiti, al defect tracking fino al rilascio in produzione. Se pensiamo a dei layer eh, HPLM si pone eh, nel mezzo perché si può integrare con layer superiore del software di Project Portfolio Management e con l'ayer inferiore per quanto riguarda la release automation, il defect tracking e il performance monitoring. Per espandere quella che è la LM Experience abbiamo introdotto LM Octane, che cos'è? Una piattaforma separata che implementa la possibilità di, eh, per i team di utilizzare quelle metodologie ag agili e veloci che sono quindi l'agile, l'in, il, il DevOps. Quali sono le innovazioni principali? Innanzitutto il, la qualità entra a far parte dell'intera pipeline, dell'application delivery pipeline integrandosi come vedremo con altri tool. E inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare tutti quelli che sono i dati all'interno della nostra piattaforma LM tramite i big data che si vengono a creare, tramite gli algoritmi predittivi e di supporto alle decisioni per aiutare i team a, a effettuare le scelte corrette nel momento opportuno. Altre caratteristiche sono user experience molto più fluibile e più fluida, quindi basta un qualsiasi browser che supporti HTML5 o anche alcuni dispositivi mobile come i tablet. E poi, come abbiamo già accennato, un open architecture. Quindi abbiamo una grandissima ehm, collezione di REST API, che sono documentate con Swagger, che ci permettono di integrarci con altri tool, sia HP che di terze parti. Cosa promette LM Octane ai utenti finali? Velocità, qualità e scalabilità. Sul fronte della velocità, come abbiamo detto, ci integriamo nativamente con quelli che sono i software per la continuous integration, come ad esempio Jenkins, e per eh, il versioning, come esempio JIT. Quindi questo è in modo nativo. Inoltre, tramite gli algoritmi predittivi e l'analisi di big data, possiamo aiutare i team nell'effettuare le scelte per evitare le criticità. Dal punto di vista della qualità, abbiamo detto che siamo calati all'interno dell'application delivery pipeline e quindi i risultati dei test che vengono eseguiti automaticamente sono successivamente presenti in modo automatico possono essere utilizzati per indirizzare le problematiche di defect tracking per la scalabilità ormai si parla di piattaforme hybrid cloud service oriented container benissimo LM Octane è stato disegnato e nasce per evolvere all'interno di questa infrastruttura quindi è disponibile sia on SAS che su Docker ad esempio A LM quindi cosa, cosa succede? Che in questo momento LM è l'unica piattaforma che permette di implementare il multimodal IT, quindi dal core IT fino al fluid IT e tutte le sfumature che ci sono in, nel mezzo, quindi intermedie. Infatti con LM.net, con l'esperienza più che decennale, supportiamo quelle organizzazioni che attualmente implementano un modo di lavorare iterativo, waterfall con Octane, quindi aiutiamo quelle organizzazioni che stanno iniziando ad implementare delle metodologie che sono Agile, DevOps e Lean. E per um, aiutare le organizzazioni che stanno addirittura cominciando a parlare di Agile Enterprise, quindi di SAFe Scaled Agile Framework, promettiamo la sincronizzazione tra un'istanza dell'M.NET e un'istanza di LM, un di LM oppure nel caso in cui ci fosse già un'istanza di Agile Manager, Promettiamo l'integrazione tra Octane e Agile Manager, oltre alla sincronizzazione dei dati, oltre ovviamente all'integrazione con tool nativi di test come loadrunner, UFT e l'Inft. Adesso vorrei brevemente introdurre quelle che sono le cinque caratteristiche, le cinque feature principali di Octane. Prima di tutto la pianificazione. Pianificare in modo predittivo non significa soltanto utilizzare i dati corretti al momento giusto, ma anche e soprattutto quella di essere allineati a quelle che sono le milestone e i goal di progetto. Con Octane possiamo verificare tutta diciamo, la pianificazione in modo semplice e intuitivo. Inoltre abbiamo definito tramite le, le business rule è possibile definire la modalità di gestione dei workspace, dei, dei, work dei progetti e anche dell'intera piattaforma in modo visuale. Carpire e capire quali che sono le eh, necessità del business è uno dei pillar fondamentali più critici. Con Octane implementiamo all'interno della piattaforma LM le user stories e il backlog, quindi è molto semplice per i team andare a mappare quelli che sono i requisiti all'interno della piattaforma LM. Come abbiamo già accennato dal punto di vista della build, LM si integra nativamente con i software di continuous integration di build come Jenkins, quindi possiamo visualizzare l'intera pipeline dell'application delivery e capire avere percezione di quello che sta succedendo all'interno del nostro ciclo. DevOps significa velocità. Per venire incontro a tutto questo, molti team hanno cominciato ad utilizzare un approccio che si chiama Business Driven Development, che, ehm, che usa come eh, principio cardine l'utilizzo di Gherkin, che è un linguaggio la cui struttura è quella del, diciamo, della sintassi del linguaggio naturale. Quindi scrivere i test in linguaggio Gherkin è molto semplice. Capirete pure che è molto semplice passare da un test manuale a uno automatico in Gherkin e come sapete l'automazione è uno dei punti cardine del DevOps. Dal punto di vista del tracciamento è ovvio che se volete tracciare un defect durante un regression test o volete sapere lo status di una user story di un test, potete farlo con i report che sono già in essere o potete benissimo disegnare il vostro report, la vostra dashboard e il vostro grafico in modo da aiutare tutti i team che sono coinvolti a prendere le corrette decisioni nel tempo. Quest'ultima slide è per darvi una panoramica d'insieme di tutti i prodotti che sono all'interno del, della suite Application Delivery Management e anche loro si basano su tre pillar: che sono la velocità, la qualità e la scalabilità. Per quanto riguarda la velocità, abbiamo visto come Tool, come ALM, con Optane, Agile Manager, permettono di implementare l'intero ciclo di vita del software, permettono quindi di migliorare la gestione di un progetto da parte del team. Sul fronte della qualità ci possiamo affidare ai, test, ai nostri tool automation che sono UFT e l'INFT per quanto riguarda i test funzionali, Performance Center, Roadrunner, Stormrunner Load per i performance test on-premise anche in cloud, Fortify per quanto riguarda i test in ambito di sicurezza applicativa e Mobile Center per i test su dispositivi mobile reali. Sul fronte della scalabilità, oltre a gestire la piattaforma in cloud tramite Lab Management, possiamo utilizzare due applicativi software, Service Virtualization e Network Virtualization, che ci permettono di andare a simulare quelle che saranno le condizioni di esercizio per quanto riguarda quindi i servizi di terze parti e le reti, e ci permettono di rilasciare in modo più confidente. Il tutto condito ovviamente da servizi, education e dalla possibilità di avere questi software su varie piattaforme, on premise, SaaS, tramite container. Con questa slide voglio ringraziarvi per l'attenzione e vi invito a provare oggi stesso la versione trial completamente gratuita di LM Octane sulla nostra piattaforma saaS.hpe.com e a visitare il nostro stand. Se avete altre domande, io sono oggi disponibile. Grazie a tutti.